Sembra che non fa caldo, non fa caldo. Non fa caldo, è fuori. L'altro non va. Ma io vuole passare il comune, questo è il mio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Adesso lo pezzo. Non fa passare il caldo. E volevo vedere se riuscivo a caldo. Lì è bello. Ieri c'è il senso proprio da me. Una bandiera bella lunga, wow, ho visto. Buongiorno a tutti e benvenuti alle celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica, la nostra festa della Repubblica. Permettetemi, prima di fare il discorso ufficiale, di ringraziare davvero tutte le associazioni intervenute, soprattutto le associazioni di arma, e non me ne vogliano le altre armi militari, cioè i bersaglieri, gli alpini intervenuti, però io saluto particolarmente i miei fratelli paracadutisti. Grazie ancora a tutti, grazie alla banda, grazie ai giovani intervenuti che citerò anche nel mio discorso.
Autorità civili, autorità militari, autorità religiose e cari concittadini, ci ritroviamo oggi a celebrare una data importante, quella del 2 giugno, che forse in fondo più che una data è un luogo. Le date sono numeri, i luoghi sono spazi, terreni di incontro, radici. La nostra Repubblica, 76 anni fa, venne scelta da uomini e per la prima volta da donne come spazio di dialogo democratico, come campo fecondo in cui piantare i semi di un futuro migliore, come terreno al quale affidare le profonde radici della nostra cultura di popolo italiano. Democrazia, libertà, lavoro e pace. Queste le fondamenta della nuova Carta Costituzionale che nel 1947 apriva le porte a una stagione nuova, una stagione che aveva il profumo della conquista mischiato a quello del sudore e del sangue di chi si era battuto per arrivare fino qui. Non fu certo un inizio semplice, come per tutte le cose nuove, trovare un compromesso, appianare le divergenze, sacrificare qualcosa al fine di raggiungere un più alto bene comune. Fu un lavoro complesso, delicato, denso di fatiche e di grandi speranze. Fatica e speranza. Quanto risuonano in noi queste parole? Dopo 2 anni di pandemia ci sono delle fatiche alle quali ormai siamo quasi abituati. La mascherina che ci toglie il respiro, i tamponi, gli isolamenti. E ci sono ancora, credetemi. E poi ci sono le fatiche alle quali non potremo mai abituarci. Riprendere i bambini affinché mantengano le distanze, non poter visitare i nostri cari in ospedale, avere paura che l'altro possa farci del male. Dice un proverbio che un mare calmo non ha mai reso un marinaio esperto. Noi il mare calmo non lo vediamo da un pezzo, però abbiamo trovato una risorsa preziosa nel cuore di questo uragano che ci ha travolto, alla quale ci siamo aggrappati, attorno alla quale ci siamo riuniti e scoperti vicini, la speranza. Il popolo italiano, in vari momenti difficili della sua storia, ha saputo aver fiducia nei propri mezzi e nel proprio avvenire. Non sono tempi facili quelli che ci troviamo a vivere, ma abbiamo questa speranza che ci scorre nelle vene, che è un lascito dei nostri padri e che dobbiamo responsabilmente usare come strumento per guardare oltre l'ostacolo. E, sebbene nel momento storico attuale, con una guerra che strepita a poco più di 2000 chilometri da casa nostra, risulti difficile parlare di speranza, vorrei rivolgere un invito a coloro che possiedono le chiavi del futuro, proprio i nostri giovani. Ragazzi e ragazzi, in questo giorno in cui ci raccontiamo una storia di cambiamento e di coraggio, vi rivolgiamo un invito: aiutateci a rendere il mondo un posto migliore con i principi della democrazia e della libertà che ci hanno guidato e che hanno guidato i fondatori della Costituzione. Siate coraggiosi, perché il coraggio è una cosa nobile di cui ci armiamo dopo aver avuto paura. Siate gentili, perché la gentilezza è una cosa semplice ma salva la vita. Siate solidali, perché la solidarietà è empatia, terreno fertile per le cose belle. La solidarietà è quel sentimento sul quale si fonda il nostro senso di appartenenza e di giustizia. Ed è una profonda emozione raccoglierci qui oggi, a 30 anni dalle strage di Capaci e di Via D'Amelio, in questa piazza che porta i nomi di due giganti della nostra storia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Prendo in prestito le parole di quest'ultimo, che pronunciò ai funerali del suo collega e amico: la lotta alla mafia non deve essere solo una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolga tutti, specialmente le giovani generazioni, le più adatte, proprio perché meno appesantite dai condizionamenti utilitaristici che fanno accettare la convivenza col male. La stessa intraprendenza con la quale gli italiani scrissero e si prepararono a vivere le prime pagine della nuova Repubblica, ci mettiamo in viaggio oggi verso un domani migliore, stanchi e preoccupati, ma con lo sguardo alto per ammirare la bellezza dell'orizzonte. Abbiamo messo in valigia gli insegnamenti dei grandi uomini che hanno fatto la nostra storia e i giovani sono pronti, qui davanti noi, a guidare i nostri passi con le lanterne della speranza accese. Allora che sia per tutti noi un 2 giugno di rinnovato coraggio e fame di futuro. Buona festa della Repubblica a tutti, il sindaco di tutti. E ora
se i tempi sono giusti, il clima è adatto e le comunicazioni funzionano, c'è una sorpresa nei nostri cieli che è mesi ormai che cerchiamo di organizzare, che cerco personalmente di organizzare. Io avrei voluto tanto far lanciare qualcuno dei nostri amici paracadutisti proprio in questa piazza, oggi però dovrebbero passare, non ve lo anticipo, ecco, guardiamo in cielo e fra un attimo potrebbero passare. Grazie a tutti. Scusate, ma seguire le immagini è molto difficile. E l'altro ieri era il Thank you.
no, ce l'ha tutti e due, ce l'ha. Finita, vi ricordo gli appuntamenti, quelli che mi ricordo adesso, di domenica. Domenica saranno sia gli Alpini che Aido. Purtroppo non sono riuscito ad andare sulla mia pagina, sul mio profilo in diretta. Vabbè, l'importante è che è andato sul quello del comune di Arconate. E niente, buon 2 giugno a tutti. Ciao ciao. Okay.